Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre ultime notizie. Cominciamo dalla cronaca. Un'ambulanza di Arezzo ha tamponato violentemente un tir nel Modenese in A1, feriti due occupanti della Croce Bianca. L'incidente è accaduto all'alba di questa mattina, uno dei due è rimasto incastrato nel mezzo e ci sono voluti i vigili del fuoco con due automezzi e sette uomini per liberare il volontario. Successivamente i due operatori sono stati trasportati in ospedale. Il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est ha espresso la propria solidarietà, mentre il responsabile del 118 Massimo Mandò l'augurio per un veloce ritorno alla normalità per i due operatori. Adesso parliamo di uno sgombero di una palazzina appartenente ad Arezzo Casa in via Montale ad Arezzo. È stata liberata alcune settimane fa, mentre le famiglie sono state collocate in altre sedi. Per questo il comune sta verificando lo stato degli alloggi popolari. Report Covid, nuovi casi positivi nell'ASL Toscana Sud-Est, 39 unità, 9 nella provincia di Arezzo, 595 tamponi effettuati, le persone positive in carico sono 249. Si registrano 18 guarigioni, nessun decesso, salgono però i ricoveri al San Donato di Arezzo da 3 a 5, di cui nessuno in terapia intensiva. È tutto per le nostre breaking news, grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata.